Sono Rebecca Nicoli, atleta della Nazionale di Pugilato e del gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Nella scorsa lezione abbiamo imparato i colpi diretti. Oggi andremo ad imparare i colpi circolari, i ganci. L'allenamento di oggi sarà su un riscaldamento, un circuito e un defaticamento. Iniziamo! Bentornati al secondo riscaldamento della seconda puntata. Questa volta lo facciamo un po' più dinamico, un po' più forte, perché il circuito che andremo ad affrontare sarà veramente più tosto rispetto alla prima lezione. Via! Anche adesso l'importante è fare movimenti sempre bene ampi e lenti, perché dobbiamo riscaldarci bene bene. Il cambio è continuo. Facciamo dei respiri profondi e buttiamo fuori l'aria quando arriviamo. Durante questo esercizio andiamo a fare una fonda all'indietro e allunghiamo il braccio opposto. Se non riusciamo a portare tanto in alto il ginocchio, va bene anche un'altezza più o meno dell'anca, a livello dell'anca. Cambio. Seguiamo sempre la mano con lo sguardo e torniamo in posizione. Tendiamo sempre bene le braccia con movimenti ampi e lenti. Adesso facciamo degli squat, sempre la stessa regola e non superare mai con le ginocchia la punta dei piedi. E mai chiudere le ginocchia all'indietro. Sentiamo bene il peso su tutto il piede senza andare né sui talloni né sulle punte. Qua è come dobbiamo pensare che abbiamo qualcosa che ci punge sotto i piedi. Quindi più facciamo rapido il cambio col piede, meglio viene. Cambio.
tempo. Durante questo esercizio dobbiamo immaginarci di avere una sorta di asta dietro le spalle. Facciamo una rotazione, la seconda, gancio, gancio. Il gancio lo dobbiamo fermare all'altezza del naso, in linea d'aria proprio. L'errore più facile è tirarsi da sé o tirarlo verso l'alto. Tempo, 10 secondi di recupero. Questo esercizio che andremo a fare sarà utile per tenere la coordinazione. Sarà 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tempo. Il prossimo esercizio saranno i jumping jacks. Questi esercizi hanno la funzione di far coordinare gambe e braccia. Questo allenamento facciamo dei piccoli spostamenti, uno squat, due colpi o diretti o ganci. Durante l'esercizio non chiudiamo mai i piedi, non si devono mai toccare fra di loro. Dieci secondi di recupero. Durante questo esercizio dobbiamo essere rapidissimi sui piedi. Per chi non ce la può fare, basta anche farlo piano piano alternato. Dobbiamo immaginarci di avere una matita fra le scapole, chiuderle bene e contrarre i glutei. Tempo. Durante questo esercizio appoggiamo i piedi in terra, ruotiamo e portiamo due colpi. Sempre fermiamoli davanti all'altezza del naso. E sempre belli ampi. Tempo. Durante questo esercizio dobbiamo tenere il bacino bello alto e il baricentro del corpo ben centrato. Col braccio cerco di andare più sotto che posso e torno in posizione.
come quando facciamo il movimento del gancio, dobbiamo provarlo a fare sotto il braccio. Poi è molto importante contrarre bene gli addominali, i glutei e soprattutto tenerci forte sulle braccia. Cambiamo lato. Aiutatevi pure con lo sguardo verso la mano. Tempo. Durante questo esercizio è molto importante immaginarci di fare una U con la testa, perché è uno spostamento e aggiungo un colpo. Spostamento e aggiungo un colpo. Non buttiamo mai il peso del corpo in avanti, o troppo così o troppo all'indietro, sennò perdiamo tutto il baricentro. E il colpo lo fermiamo sempre all'altezza del naso. Siamo pronti per iniziare il secondo giro, iniziamo subito. Ve lo ricordate qual era? Le rotazioni con due colpi. Via! Ricordiamoci sempre di girare bene il bacino e fermare i colpi all'altezza del naso. Recupero. Il prossimo esercizio è sull'agilità, quindi ricordiamoci sempre di essere veloci nei cambi e nel toccare i piedi in terra. Aiutiamoci con la mano opposta. Più veloci siamo e più agilità riusciamo a prendere. Recupero. Prossimo esercizio sono i jumping jacks alternati, mani e piedi. Via! Anche in questo esercizio pensiamo alla rapidità. Recupero. Durante questo esercizio ricordiamoci che possiamo fare sia i diretti che i ganci. Non chiudiamo mai i piedi.
recupero. Prossimo esercizio è il climber. Via! Se vi sentite stanche, fatelo alternato piano piano. Ricordatevi sempre le scapole chiuse e glutei contratti. Tempo. Nel prossimo esercizio, piedi appoggiati a terra, rotazione con due colpi. Fermiamo sempre il colpo all'altezza del naso e fissiamo un punto fisso davanti a noi. Tempo. Adesso andiamo a fare il plank laterale di 15 secondi per lato. Ricordiamo sempre, spinta del bacino verso l'alto, forza sulla spalla, glutei contratti e addome chiuso. Per chi non riuscisse a tenere l'equilibrio può appoggiare l'altra gamba a terra e avendo più equilibrio. Cambio lato. Via. Tempo. In questo esercizio ricordiamoci sempre di immaginarci una U e seguirla con la testa e aggiungiamo i colpi, o ganci o diretti. I piedi non si chiudono mai. E scendiamo sempre un pochino come facessimo uno squat, dovessimo fare uno squat. Tempo. Pronti per il terzo ed ultimo giro, dai, non molliamo che siamo quasi alla fine di questa lunghissima strada. Iniziamo subito, rotazioni delle spalle con due colpi. Sempre all'altezza del naso, fermiamo il colpo. Teniamo l'addome contratto. Recupero. Ricordiamo che questo esercizio è sempre sull'agilità, quindi più veloce facciamo il meglio di noi. Aiutiamoci con la mano opposta per le piedi.
se vogliamo aiutarci, fissiamo un punto fisso davanti a noi per tenere tutto l'equilibrio. Riposo. Lo so che siamo stanchi, ma non vogliamo. Jumping jack. Siamo quasi. Recupero. Spostamenti laterali più uno squat e due colpi. Non chiudiamo mai i piedi, rimaniamo abbastanza accosciati. Tempo. Prendiamo fiato e prepariamoci al climber. Via. Non molliamo, cerchiamo di arrivare fino all'ultimo. Prepariamoci al twist più due colpi. Fissate sempre un punto davanti a voi e pensate di ruotare bene tutto il busto e per ultimo le braccia. Tempo. Prepariamoci al plank laterale, pensiamo sempre al movimento ampio del braccio sotto il nostro busto. Se non ce la fai più, apri un piede e appoggia anche l'altro. Ricordati sempre di tenere il bacino come fosse un filo che lo spingesse verso l'alto. Recupero. Forza che è l'ultimo esercizio. Schivate laterali con due colpi. Non chiudiamo mai i piedi e facciamo sempre una U. Ricordatevi anche i diretti. Seguite bene col corpo questa rotazione. Tempo.
l'allenamento è finito, adesso ci merita un fantastico defaticamento. Iniziamo subito. Gambe leggermente divaricate, braccio appoggiato al fianco e vado a stendere tutto l'altro braccio dal lato opposto. Tengo qualche secondo, piano piano mi alzo, movimenti sempre ampi e le faccio dall'altra parte. Cambio. Adesso vado a cercare di prendere i talloni fin dove riesco senza andare a sentire dolore. Tengo qualche secondo, torno un pochino su e rivado giù. Devo sentirmi allungare bene bene qua dietro. E le gambe qua. Cambio. Adesso con le mani su cerco di immaginarmi di prendere cose in altissimo e vado giù che mi tira tutto dietro. Palmi rivolti sempre verso l'alto. Ultimo esercizio, ci mettiamo gambe aperte così e molleggiamo leggermente. L'allenamento è terminato, vi aspetto alla prossima puntata. La lezione di oggi si è conclusa. Spero vi sia piaciuta e sia andato tutto bene. Vi aspetto alla prossima lezione. Ciao!